Anche a sciacca netta affermazione per Matteo Renzi, che ha ottenuto il 78%, seguito dal governatore della Puglia Michele Emiliano con il 12%, grazie soprattutto al sostegno dei giovani democratici, mentre Andrea Orlando ha ottenuto il 10% delle preferenze. Al gazebo di Piazzetta Matteotti domenica scorsa si sono presentati all'incirca 550 votanti. E questo era il numero che noi ci aspettavamo, anche perché ricordiamo che Sciacca ci sono anche le amministrative, quindi noi siamo concentrati sia su quello che sono state le primarie, però siamo anche concentrati molto su quello che sia la competizione delle amministrative. Insomma, è più che soddisfatto il segretario cittadino del partito. Colgo l'occasione per dire ancora una volta grazie agli uomini e alle donne che si sono recati domenica a votare al gazebo e un grazie anche a tutti il presidente, gli organizzatori, gli scrutatori, a tutti i volontari che si sono ovviamente adoperati per la riuscita della giornata. Dico che sono state invece c'è stata una buona partecipazione e siamo abbastanza soddisfatti. Diciamo di come siano andate queste primarie. A commentare i dati delle primarie è stato anche il circolo del PD di Sciacca. Quanti pensavano di celebrare il funerale del partito sono usciti sonoramente sconfitti da questa ennesima e straordinaria prova di democrazia offerta dagli italiani che hanno chiaramente espresso la loro voglia di partecipazione, hanno scritto in un comunicato, evidenziando poi l'importanza della partecipazione dei saccensi che durante tutta la giornata di domenica hanno affollato il gazebo, confermando quanto sia vivo e vitale il progetto del partito. Una partecipazione, si legge ancora nel comunicato del circolo del PD, che certamente fa ben sperare in vista delle imminenti consultazioni amministrative. Insomma, soddisfatti del risultato delle primarie, gli esponenti locali del PD si preparano a sostenere la battaglia più importante, quella finalizzata a tornare al governo della città dopo 5 anni di amministrazione di centrodestra, con la proposta di candidatura a sindaco di Francesca Valenti.